Luciano Ciurleo. Ciao Luciano, benvenuto. Buonasera. Allora, tu sei un massaggiatore sportivo, quanti anni sono che fai questo lavoro? Una passione che nasce da lontano, raccontaci un po'. La passione è nata per caso, è stata più un'esigenza per quanto riguarda il lavoro, perché vengo da un lavoro come guardia giurata, però poi la vita a volte ci porta a fare delle scelte obbligatorie e mi sono buttato più per curiosità verso questo mondo. Quindi hai fatto un corso da massaggiatore sportivo, quanto tempo fa? Ho fatto un percorso intero come operatore sportivo, quindi massaggiatore sportivo presso l'Accademia Oligenese di Firenze, dove ancora sto studiando. E... a Firenze o a Roma? A Firenze e Roma, faccio un po' da sponda, mi piace fare il viaggiatore. Ma infatti è bello anche questo. Certo. Perché conosci diverse realtà, anche diversi modi di vedere le cose, anche movimenta anche un po' alcuni lavori. Quindi dopo tanto impegno e tanta dedizione, adesso da qualche anno collaboro con loro come docente formativo per quanto riguarda il percorso sportivo. Ecco, parlando proprio del percorso che dovrebbe fare un massaggiatore sportivo, a quello che anche hai fatto tu tramite la Oligenesi a Firenze e anche a Roma, come insomma hai detto adesso, quanto deve studiare un massaggiatore sportivo? E poi spieghiamo un po' meglio effettivamente che cosa fa il massaggiatore sportivo, anche se diciamo la parola è già abbastanza chiara. Chiara, certo. Lo studio è importante e fondamentale perché è la base di questo lavoro. Soprattutto per quanto riguarda la parte dell'anatomia, bisogna sapere dove andare a mettere le mani. E poi quello che secondo me può fare la differenza in un bravo massaggiatore sportivo è la passione che ci mette per questo lavoro. Quando è che interviene un massaggiatore sportivo? Cioè durante proprio l'attività di uno sportivo, prima, dopo? Il massaggiatore sportivo interviene sia prima, quando si va a preparare l'atleta per la prestazione, che può essere un allenamento intenso, o anche per una gara che varia dal calcio, un ciclista, un nuotatore, un runners. Non si fa altro che andare a caricarlo, come si dice il termine tecnico, il suo corpo di tutti quei nutrienti che sono poi importanti per l'attività fisica. Quanto è importante per uno sportivo affiancarsi ad un massaggiatore? Io direi che è indispensabile, se non si vuole incombere poi in quegli infortuni, dallo stiramento, allo strappo, alle contratture stesse. L'operatore sportivo interviene fino alla contrattura, dopodiché dove c'è uno stiramento, uno strappo, poi se ne occupa il medico. Quindi non basta l'attività fisica, serve proprio qualcuno che manualmente possa aiutare il muscolo, insomma, a sciogliersi, ad eliminare i famosi cataboliti, che sono quelle sostanze di rifiuto che vengono prodotte in seguito alla prestazione sportiva, ma non solo, sono anche causati da un'alimentazione sbagliata o anche dagli stati emotivi. Noi siamo un'accademia olistica, io sono stato formato da un'accademia olistica e per noi il corpo non è soltanto corpo ma anima e mente. Quindi diciamo che se siete degli sportivi e lo fate anche a livello agonistico, ricordate che non basta semplicemente fare allenamento, serve anche qualcuno che possa fisicamente aiutarvi per evitare, come diceva prima Luciano, quegli infortuni che poi possono essere fastidiosi, a volte anche limitare quelle che sono le attività da sportivo. Certo, concordo pienamente. Perché poi dice adesso che cosa faccio? Non posso correre, non posso camminare, non posso giocare a calcio, non posso andare sulla bicicletta, però ci potevi pensare prima. Quello poi varia ed è importante saper distinguerlo da un bravo massaggiatore, quando intervenire. Prima abbiamo parlato di un massaggio pre-gara, quindi che si può fare anche 2 ore prima della prestazione sportiva, ma è pur vero che è importante fare dei massaggi post-gara, intervenire dopo l'attività sportiva, che sia un allenamento, che sia proprio una gara vera e propria. E in quel caso il massaggio diventa più incisivo, perché andiamo proprio a portare via quegli accumuli di acido lattico, andiamo a lavorare sulle contratture che generalmente poi generano dolore e difficoltà anche. Difficoltà, se dovete poi fare allenamento per altre gare che vengono anche di seguito, poi diventa anche un po' difficile. Molto, molto.
Sei contento della scelta che hai fatto, passando dal lavoro completamente diverso a questo che stai facendo attualmente? Io sì, mi sono innamorato, mi si è aperto un mondo che ancora sto esplorando, perché è un lavoro che non si finisce mai di imparare. E quindi ancora sto continuando a studiare, a formarmi, mi sto avviando a fine del percorso olistico, come operatore olistico, sempre in Oligenesi. E io devo dire grazie a loro che mi hanno permesso di acquisire una formazione così importante e professionale. E questa è la base proprio di quando si decide di cominciare questo tipo di lavoro, perché comunque si va sempre a toccare il corpo di un'altra persona, quindi a volte se non lo si fa in modo professionale, non si studia, non si fa un percorso importante come quello che può fare Oligenesi, poi magari si può fare peggio sullo sportivo o sulla persona. Quindi si possono andare a qualche delle situazioni dove poi possono avvenire anche degli infortuni gravi, quindi bisogna sapere dove mettere mani. E soprattutto avere la capacità e la consapevolezza che quando si tocca una persona, quando si fa toccare un corpo, quel corpo è la cosa più importante che noi abbiamo tra le mani. Quindi quando vi improvvisate un po' massaggiatori, evitate di farlo, perché potreste causare problemi ulteriori a una persona, che sia uno sportivo, che sia una persona magari che ha semplicemente vari dolori, insomma, e gli richiede quel famoso massaggio, che mi fai un massaggio, però andate, certo, da chi lo sa fare. Luciano, i contatti che possiamo lasciare per far sì che magari qualche nostro ascoltatore possa richiederti come proprio massaggiatore sportivo, magari anche sì, cioè uno sportivo che ti richiede anche privatamente. Il mio numero di telefono, che è il 349 40 26 735, o anche contattarmi tramite la mia pagina Facebook, Luciano Giurleo. Che adesso ormai è la cosa più facile, si ricorda subito il nome e il cognome, si va su Facebook, adesso è la prima cosa che si fa. Sì, sì, è diretto. È un biglietto da visita ormai, e sembra che se non hai la pagina Facebook abbastanza aggiornata non sei professionista. In realtà non è così, ci sono tanti anche bravi professionisti che non ci tengono molto ancora, si stanno aggiornando. Invece, vabbè, intanto se volete andare a vedere e chiedere informazioni a Luciano Ciurleo, insomma, come massaggiatore, vostro massaggiatore sportivo, lo potete fare dalla pagina Facebook. Luciano, c'è qualcosa che vuoi aggiungere, salutare qualcuno? Volevo salutare tutto lo staff di Oligenesi, i miei clienti che mi seguono e che mi affidano il loro corpo e la loro preparazione. E magari i tuoi futuri allievi, no, che troverai, che conoscerai, chi, certo, lo sa, chi conoscerai tra i prossimi. Chi lo allievi sa. Grazie Luciano per essere stato qui con noi, e in bocca al lupo. Grazie e buona serata a voi.